trasferiti dalla cameretta alla cucina. Diego sta già facendo colazione, gliel'ho preparata, gliela preparo leggermente prima della mia e possiamo occuparci quindi del nostro porridge. Oggi decido di farvi vedere le giornate in cui come precolazione c'è il porridge. Potete prepararlo anche la sera prima, io lo sto facendo insieme a voi per farvi appunto vedere tutto quanto. Allora, le dosi sono semplicissime, sono 40 grammi di fiocco d'avena baby, in questo caso è un pistacchio, ma voi potete anche prenderne uno non aromatizzato, quindi tranquillamente soltanto il fiocco d'avena, del latte, latte parzialmente scremato, acqua, e poi ci mettiamo la chicca, che è il mio cioccolato preferito, che è il Perugina Nero semi di cacao. Allora, pesiamo, mettiamo quindi 40 grammi di avena, poi mettiamo 100 ml di latte, scusate se non sono inquadrata, ma ho inquadrato il fornello, vi sto scusando, quindi un secondo. 100 ml di latte, di acqua, 'Mescoliamo finché non addensa per bene. Ed ecco qua che incomincia a addensarsi per bene. Io non ho messo nessun dolcificante perché ho usato l'avena aromatizzata, che è già abbastanza dolce di suo. Voi potete mettere miele, zucchero di canna, agave, sciroppo d'acero, queste cosine qua. Benissimo, adesso lo trasferiamo all'interno di una ciotola. Lo metto qua così mi vedete. Forse sì. Che odore di pistacchio, buonissimo. Ecco qua. Facciamo. Ed ora mettiamo un quadrato più o meno a sciogliersi. Lo lasciamo qua 5 minuti e vediamo l'effetto poi che fa. Ed ecco qua il risultato finale. Vedete che avvicino. Il cioccolato è bello fuso, verrà mescolato ed ecco la mia colazione. Ora vi spiego velocemente, ovviamente ci sarà l'immancabile caffè, per un totale di 249 kcal, 31 carbo, 8,8 proteine, 8,7 grassi, quindi chiaramente una colazione con una maggiore percentuale di carboidrati per cominciare bene la giornata. Grassi, proteine presenti comunque. Va bene? Allora ci vediamo più tardi per il pranzo. Bacioni!
Allora, ho già messo qui a bollire, quindi in acqua salata, nelle mezze maniche, vedete? Quando suonerà il timer saranno pronte. Qua c'è la dose per 3 persone. Non uso gengivari perché semplicemente quando faccio un unico grande piatto per la famiglia, allora speso la quota di pasta cruda per 3 persone, la ripeso poi una volta cotta e la divido per 3, e quindi un terzo di quella dose sarà la mia. Qui secondo voi adesso preparo il sughetto che ho deciso di farmi, mi avete ispirato nel gruppo una ragazza qualche giorno fa, e faccio una battuta di aglio che facciamo proprio andare con un goccino di olio, aglio così, proprio soltanto spellato. Allora vi faccio vedere i misurini con i quali uso, con i quali appunto misuro l'olio extravergine d'oliva. In genere metà di questo è come fosse un cucchiaino, diciamo così. Quindi mettiamo metà di questo. Come vedete è proprio solo ungere la padella, quindi non parliamo assolutamente di soffritto. Appena sfrigolerà aggiungeremo la passata che io ho già cotto. Di solito prendo le passate in bottiglia e le faccio cuocere in un'ora e mezza a fuoco lento, in modo tale che poi ho la passata pronta, come fosse un sugo pronto, eccolo. Metteremo delle spezie, in questo caso metto l'origano, pomodorini freschi, pomodorini freschi, e poi 50 grammi di Philadelphia Light. Preferisco la Active quando la trovo perché è molto più proteica e quindi meno, diciamo così, light, sai, quei prodotti light che poi alla fine sono tutto tranne light magari, però è molto buona anche questa, la vecchia Balance si tratta dell'Active, però non si sempre si trova e quindi si ripiega su quello che offre il supermercato. Aggiungiamo quindi la passata. Aggiungiamo la spezia scelta e l'eventuale, abbassiamo il fuoco, e l'eventuale sale. Dico eventuale perché io l'ho già messo un po' nella passata quando l'ho fatta cuocere. Ne aggiungo proprio giusto un filino perché ho assaggiata già e non era salatissima, quindi ci sta. L'origano. Chiaramente il sugo che preparo adesso è solo per me, ok? Perché allora l'ho già preparato. Quindi questo è solo per far vedere quello che uso io, che è quello a cui aggiungo la Philadelphia. Tagliamo i pomodorini, sono già lavati. Li taglio incidendoli soltanto a croce sulla superficie, sulla capocchia. Ecco qua. Così rilasciano acqua e cuociono leggermente insieme al sugo. Ah, qui ho messo 100 g di passata e 100 g di pomodorini. Voi chiaramente vrodate le vostre dosi. Come dose di pasta siamo su 70 grammi a testa. Aggiungo ancora un po' che mi piace. A questo punto faccio cuocere, quindi facciamo cuocere tranquillamente il sugo finché suona la pasta, perché il sugo è già pronto, quindi serve solo che i pomodorini diventino, diciamo così, sia diventino appunto passati, diciamo così. Mescolo ancora la pasta e ci rivediamo fra 12 minuti che è pronta la pasta e quindi anche il sugo. A tra poco. Eccoci qua, adesso ancora 30 secondi, la pasta è cotta, la scoliamo ma manteniamo giusto del liquido di cottura. D'acqua di cottura, quando suonerà la scoleremo.
mangiare. E la mia pasta? Sì, sì, anche la tua. Ecco qua. Intanto il sugo, come vedete, è quasi pronto. C'era una pasta qua. Allora, cosa si fa adesso? Adesso ripeso la pasta. Adesso non mi vedete, ma vi dico io. Ripeso tutta la pasta. Ce ne sono 420. Quindi dobbiamo dividere per 3. Vediamo esattamente. Così abbiamo la dose esatta, che saranno le dosi dei 3 di noi. Quindi una mia e una di Diego e di Fabio. Sono 140 grammi a testa. Quindi qua lascio quella di loro, che così gliela condisco con il loro sughetto. Vediamo se più o meno occhio. 154, ancora un po'. Perfetto. Questo adesso che ci metto ancora un secondo a condire, la chiudo così non perde. Ok. Abbasso nuovamente il fuoco qua. Butto la pasta. Mescoliamo. A questo punto voi potete togliere l'aglio, io lo lascio ancora perché non mi disturba, tanto è bello grosso, si vede, quindi non è che abbiamo problemi come quando c'è l'aglio nelle patate dal forno. Allora, piano piano. Mescoliamo bene. Quando vediamo che la pasta ha più o meno assorbito tutto la passata, possiamo aggiungere a questo punto la Philadelphia. Allora, vi faccio vedere come faccio. Qui ho avanzato questo goccio di. Io metto la Philadelphia nel piatto e la stempero con un goccino di acqua e una forchetta. Aspettate che vi faccio vedere. Qua. Aspetta, Diego, non venire qui. La stemperiamo. Come vedete, ancora aggiungo un goccio. Ups. Qua a questo punto potete aggiungere tutte le spezie che volete. Io oggi vado di liscia. Ho messo l'origano nel sugo e va bene. L'aggiungo al sugo. La mia pasta. Arriva. E mescolo. Vedete che golosità di pasta? Ed ecco pronta la mia porzione di pasta. Ci aggiungerò a parte una porzione di verdure grigliate, zucchini e melanzane e un po' ancora altro mezzo cucchiaio di olio, un cucchiaino quindi di olio evo per condire le verdure. Va bene? Allora ci vediamo per la merenda. Bacioni, buon appetito! Ed ecco qui il piatto. Allora, sono quindi 429 kcal, di cui ovviamente 60 grammi di carboidrati, 14,8 di proteine grazie alla Philadelphia e 13,7 grammi di grassi, sempre la Philadelphia e l'olio. Buon appetito!